in questo nuovo aggiornamento time sensitive flash per quanto riguarda il mercato delle criptovalute. Siamo di nuovo qui a guardare il grafico della dominance di Bitcoin proprio per un motivo, perché stamattina avevo fatto un video ed è doveroso aggiornarvi visto che la dominance di Bitcoin sta di nuovo dirigendosi verso il basso al 45.33%, rimbalzando proprio in corrispondenza di questo valore che avevo segnato io tempo fa, quella verde, da molto tempo al 47.61%, rimbalzata perfettamente in questo momento. Vediamo se adesso ritornerà di nuovo su, ma nel contempo era premura di dimostrarvi che la dominance di Bitcoin è al 47.4%, invece Ethereum al 19.4%. Facciamo un aggiornamento che mi sembra che di aggiornare sia meglio. Vediamo Ethereum su GoCharting, che pone l'attenzione al punto di contatto a 3818 del punto di controllo. Vediamo se lo toccherà. E invece su TradingView andiamo ad analizzare direttamente Bitcoin contro dollaro Tether. Vedete come è sceso dal suo precedente massimo di 67.000 circa, adesso sta testando i 60.000, quindi una discesa non profondissima, ma di sicuro era nell'aria. Se dovessimo andare a visualizzare su Tensor Chart il valore che possiamo andare a stimare con le mappe di calore, notiamo subito che c'è sicuramente un ritocco al valore che avevo individuato dai valori delle mappe di controllo. Vedete, il colore giallo è stato proprio quasi toccato e ritestato, quindi sicuramente c'è da dire che in questo momento la candela ha toccato proprio il punto, e vediamo come chiuderà in questa settimana, naturalmente del weekend, dove sappiamo che i volumi sono più bassi. Vediamo come reagirà, se andrà ancora giù verso i 59.000 e barra 59.000 netti circa, per poi agire, lo capiremo naturalmente a chiusura della settimana. Bene, per quanto riguarda naturalmente Bitcoin. Per quanto invece riguarda Ethereum contro dollaro Tether, sempre su Binance, notiamo che il suo andamento del grafico a candela giornaliera pone attenzione proprio al fatto che ci sono dei valori molto alti in corrispondenza dei 4.391, e qui per quanto riguarda, vediamo la candela, stiamo a ridosso di valori bassi, potrebbe ritestare i 3.008, ecco, ne abbiamo parlato prima. Vediamo a 4 ore come si comporta Ethereum, ma vediamo che comunque si sta parlando di valori abbastanza attendibili. Diciamo che potrebbero essere dei buyer che in questo punto poi richiederanno il rimbalzo, perché spingeranno il prezzo verso l'alto. Dobbiamo solo attendere per capire come si comporterà il prezzo di Bitcoin. Ribadiamo di nuovo: 47.4% la dominance di Bitcoin che sale, quella di Ethereum anch'essa sta salendo. Ethereum contro il dollaro a candela giornaliera, seconda candela di discesa, che ha testato praticamente i 3.887, vediamo se saranno sufficienti per poter rimbalzare successivamente. Per quanto riguarda invece Bitcoin e dollaro Tether a candela settimanale, passiamo a quella giornaliera per capire un po' meglio qual è il trend. Sono due candele di discesa che da un punto di vista del grafico stiamo parlando. Di una discesa del 10% in due giorni, ecco ragazzi, stiamo parlando più o meno, anche un po' meno di una discesa del 10%, sì, 10% di discesa in due giorni, quindi ci sta, ecco, vediamo un po' come toccheranno, come si muoveranno a livello ciclico, se andrà a chiudere la discesa nei prossimi giorni oppure verso metà di novembre. Bisogna vedere un attimo la ciclicità, dovrebbe essere intorno al 15 di novembre la chiusura del ciclo, altrimenti se chiude in questi prossimi giorni vuol dire che il ciclo sarà molto più basso, molto più corto, e quindi vediamo un po' come si comporta, lo analizzeremo diciamo più avanti nel tempo. Ritorniamo quindi a vedere un attimo il discorso di BTC contro dollaro Tether. Vedete come BTC ha grafico a 4 ore, per chi dovesse fare trading di speculativo sta andando a ritestare, vedete, i 58.900 circa, i 59.000
vediamo se li raggiungerà, può essere perché sono di colore giallo, quindi vuol dire che c'è una certa forza di numero di volumi posizionati in questi punti. Vediamo e andiamo adesso su TradingView per andare ad analizzare un po' altre cripto perché non l'abbiamo più fatto visto che il mercato è prevalentemente Bitcoin ed Ethereum. Vediamo che Solana in questo momento all time high, vediamo toccato quasi il precedente massimo, ma la direzionalità è quella, quindi non ci stiamo spaventando della sua forza. Vediamo invece Luna, che dire di Luna, siamo a 44 dollari, punto 18 in salita, quindi sicuramente Luna sta performando bene. Chi sta facendo holding di Luna sta veramente ottenendo dei risultati perché Luna ha una sua caratteristica peculiare molto molto forte. Ne vediamo altre criptovalute, in generale ecco il perpetual dell'indice su FTX delle altcoin si sta muovendo intorno ai 5.435. Invece la dominance di Ethereum sta andando in zig zag, almeno per candela giornaliera, muovendosi intorno al 18.50 52%, quindi sicuramente in una salita molto elevata, anche se qui poi Ethereum, la dominance di Ethereum è indicata su CoinMarketCap al 59.4%, quindi sicuramente stanno entrambe andando verso direzioni importanti, diciamo così. La dominance invece di Bitcoin, vediamo di Bitcoin, 45.32%. Credo che ci sia qualcosa che non quadra nel grafico di CoinMarketCap, perché credo che TradingView sia più affidabile. Ecco, no, scusate, c'è stato un aggiornamento, Bitcoin 45.5, l'ho aggiornato adesso, scusate, ma prima non mi dava l'aggiornamento, invece Ethereum 18.6. Quindi assolutamente vuol dire che anziché salire, come avevo detto, nel grafico di stamattina, e quindi puntare verso il 50% di dominance Bitcoin, è andato giù direttamente la sua dominance, rimbalzando praticamente sul valore di massimo di questa linea di resistenza e andando di nuovo adesso giù. Naturalmente, quando ci sono queste dominance di Bitcoin che vanno giù, i prezzi salgono comunque, però dall'altra parte ci sono le altcoin che vanno ad agire con il loro prezzo, anche perché se noi andiamo a vedere la dominance delle altcoin, sappiamo che la dominance di Ethereum, vediamo un attimo, vedete che si sta muovendo a candela settimanale verso l'alto e quindi può essere che ci sia un ripristino del mercato delle criptovalute. Adesso vediamo un attimo come si muoveranno le varie criptovalute nei giorni successivi. Certo è che ci potrebbe essere sicuramente un retest in questi 2 giorni, visto che si sta parlando del weekend. Grazie ancora di avermi ascoltato. Ci sentiamo nei prossimi aggiornamenti dei prezzi di Bitcoin. Da un punto di vista, voglio chiudere dicendo analisi on chain. No, ne parliamo la prossima volta. Adesso ci manteniamo solamente sul punto di vista grafico e su Tensor Chart, che già comunque ci fornisce dei punti d'ingresso di dove sta andando un attimo il prezzo. La mia idea è quella che il prezzo di Bitcoin e di Ethereum stanno andando a ritestare determinati valori, per cui poi i buyer vanno a dare un rimbalzo, secondo me, nell'intorno dei 59.000 dollari. A 59.000 dollari dovremmo vedere una candela di questo tipo, verde con un gambo lungo, in modo tale che lo spike, ossia l'ombra, la shadow della candela, voglia darci l'indicazione chiara e concisa che il prezzo è rimbalzato su quel valore di eventuale futuro supporto. Vediamo se accadrà proprio questo in corrispondenza dei valori dei 59.000 o 58.800. Ecco, questo è l'intorno per chi sta guardando Bitcoin. Invece per Ethereum, guardiamo queste due perché giustamente seguite le principali monete, vediamo a candela 4 ore. I valori potrebbero essere 3847, 3839 e a candela giornaliera il valore, vediamo se sono sempre gli stessi, 3830, sì, 3800 qualcosa. Siamo lì, il valore che ipoteticamente potrebbe toccare o anche la candela ha già scontato questa discesa, vedete che già sta tornando indietro, può anche darsi. Vediamo come si comporterà successivamente nei prossimi giorni. Ciao a tutti ragazzi e alla prossima, e sempre grazie per i vostri like.